Esperte a confronto sulle patologie nel terzo millennio. Si è svolta in via Partenope al centro congressi dell'Università Federico II la seconda edizione del corso di aggiornamento coordinato dal dottor Clar, responsabile dell'ambulatorio di epatologia e nutrizione clinica dell'ospedale Evangelico Villa Betania. Una a 2 giorni in cui si sono susseguiti gli interventi di specialisti italiani ed europei su nuove terapie, assistenza al paziente epatopatico, trapianti di fegato, malattie epatiche in gravidanza e tanto altro ancora, tra cui un focus sulla gestione integrata del paziente critico a cura del dottor Nicolino Esposito, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni insieme al dottor Ernesto Clar. Abbiamo affrontato temi caldi della medicina moderna. Il primo giorno abbiamo parlato di epatologia, dei dati allarmanti della situazione campana, in cui prevalenza e incidenza di malattie epatiche è veramente straordinaria. Abbiamo parlato degli straordinari successi della terapia farmacologica oggi, che ci consente di controllare, di guarire i pazienti con epatite C in circa fino all'80% dei casi, e controllare la malattia da virus B in una percentuale vicina al 100%. Dunque abbiamo parlato della straordinaria prevalenza dell'obesità, soprattutto infantile. Il 40% dei bambini in età scolare elementare qui in Sud Italia, in Campania, è obesa. Questo è un dato allarmante, perché l'obesità, insieme al diabete nell'età un po' più adulta, all'ipertensione, all'ipercolesterolemia, all'ipertrigliceridemia, sono la base di quella che è la steatosi epatica. Steatosi epatica oggi diffusissima, e che non è sempre un problema benigno, perché può trasformarsi in taluni casi in malattia avanzata, in steatoepatite, in cirrosi ed epatocarcinoma. Quindi un monito, un'attenzione a questi problemi. Abbiamo parlato della sempre più stretta relazione che c'è tra intestino e fegato, che non devono oggi considerarsi come due organi distinti, ma come un continuo, come un unico organo, perché vanno in armonia e d'accordo, però quando vanno in disaccordo ai problemi dell'uno corrispondono ai problemi dell'altro. E abbiamo poi toccato il delicato sistema dei trapianti in Campania, regione in cui ce n'è un'enorme necessità, ma c'è una poca disponibilità, perché bisogna implementare la cultura della donazione. E infine, ultimo aspetto, abbiamo parlato di fegato e gravidanza. La gravida è spesso soggetta a malattia anche fegato-correlata, e questo richiede un'equipe multidisciplinare che riesca a garantirla in tutto quanto il percorso. A Villa Betania siamo capaci di questo, negli anni ci siamo attrezzati per approcciare questo problema in maniera multidisciplinare, e bisogna informare il territorio, la popolazione e l'utenza delle nostre possibilità. Il paziente critico è un paziente che ha necessità in tempi rapidi di cure particolari che spesso sono al confine con la vita. Si tratta di pazienti che, quando vengono colpiti da patologie acute drammatiche tipo ictus, infarto, arresto cardiaco e quant'altro, vi è la necessità di un team pronto all'emergenza, che riguarda fondamentalmente la rianimazione cardiopolmonare, composto da emergentisti, internisti, cardiologi, rianimatori, perché sono pazienti che spesso assorbono risorse umane importanti con figure professionali plurispecialistiche. E in questo noi siamo stati abbastanza lungimiranti già da tempo, perché abbiamo creato nel nostro ospedale percorsi critici che possono diciamo, affrontare emergenze di qualsiasi tipo, che sia quella medica, quella chirurgica, anche quella traumatica. Questo è importante, in quanto non sempre si riescono diciamo così, a reperire professionalità nello stesso posto di più praticamente persone che riguardino ambiti più diversi. Anche il neonato, per esempio, spesso la criticità del neonato diventa qualcosa di importante, per cui richiede la presenza di figure molto, molto professionali. Nel nostro caso, nel nostro ospedale abbiamo, diciamo, un tipo di approccio e un'assistenza che va dal neonato critico all'adulto critico, quindi dall'arresto, insomma, fino alla rianimazione, e poi di conseguenza molto spesso il paziente viene stabilizzato. Se non c'è possibilità nel nostro ospedale di poterlo assistere per le cure successive, siamo pronti, diciamo così, per un trasferimento in
strutture più adeguate, ma con percorsi anche assistenziali durante il trasporto di altissimo rilievo professionale.